Ciao ragazzi e ciao ragazze, missione di oggi riuscire a girare questo video. È una settimana che ho qui questa super busta di Tigotà. Lo sapete che ogni volta che vado da Tigotà io poi giro questa tipologia di video perché so che vi piace. A proposito, per farmi sapere che questo video, questa tipologia di video vi piace, fatemelo sapere con un like perché mi fa sempre tanto piacere. Ricordate che sostenere un canale, commentare e spolliciare, che sia nel bene o nel male. Allora, partiamo subito. Una cosa che io non metto mai nel carrello, ma la metteremo, io non la metto per scaramanzia, perché ogni volta che questi vanno nel carrello, io puntualmente il giorno dopo sono raffreddata. Li ammessiremo. Vi farò sapere tra 2-3 giorni con una story di Instagram se mi sono raffreddata oppure no. Comunque erano in offerta ad 89 centesimi, tipo, quindi approvati. Poi mi sono voluta buttare su un prodotto che non ho mai utilizzato prima, che ho sempre snobbato proprio perché lo utilizzava mia mamma e ricordo che ogni volta che lo utilizzava aveva problemi con la lavatrice. Sto parlando di questo sole in polvere, o meglio, lei non utilizzava il sole in polvere, aveva problemi. Il detersivo in polvere io lo associo a mi rovini, a quella che mi rovini la lavatrice. Ora, io ho scoperto l'acqua calda, ho scoperto che il detersivo in polvere, a differenza di quelli liquidi che io utilizzo da una vita con la quale mi ci trovo bene, tendono a far uscire i capi bianchi, molto più bianchi, bianco brillante e tutto il resto. Ora, se è vero o bugia, non si sa, comunque ho da fare la lavatrice dei bianchi e lo scopriremo. La profumazione è buonissima, si sente anche da chiuso, era in offerta 1,90€ se non sbaglio, 18 più 5 gratis. Io non so neanche come dosarli questi, se avete un'idea, perché non ho un misurino, cioè non so come dosare questo. Io mi trovo a dosare quello, sai, boh, vabbè. Fatto sta che lo proveremo, lo provo e vi faccio sapere poi ovviamente col video dei top e flop detersivi per la casa, promossi e bocciati. Fatemi sapere sempre con un commentino se siete interessate. Restando sempre su quelli che sono i prodotti per quanto riguarda la lavatrice, ho preso tre di Soft. Ora, questo qui mi devo ricordare di non prenderlo più perché non mi lascia proprio i capi super super bianchi. La profumazione sì è buona, ma sì, ma cioè va bene. Tra l'altro questo costa più di quelli classici, grandi classici, tipo la profumazione alla lavanda, che è la prima volta che lo prendo, ma devo dire che da quello che risulta il tappo è un... da quello che risulta il tappo? La profumazione che fa dal tappo, italiano, grazie, sembra gradevole, quindi l'avevo sempre snobbato perché non so, la lavanda l'associavo a quelle che erano le robe che lavava la nonna con questo profumo di lavanda, cioè non il profumo della lavanda, è presente quei cosi che si mettono nel cassetto alla lavanda, quella profumazione forte di fiori che brutta, insomma associavo la lavanda a quello. In realtà da qui sembra essere buono, poi non lo so, comunque ho preso questo. Quello all'aloe vera, e questi stavano a 1,65 ma non da Tigotà, da primo prezzo, cioè nella mia città c'è il primo prezzo, quindi non so da noi, e ho preso quello e quello che utilizzo ormai da una vita, il classico, perché dicono che il detersivo, quello classico, comunque sia blu, faccia detersivo per lavare, quindi non ammorbidente ma il detersivo, faccia venire fuori i capi più bianchi. Ora non so se è vero o bugia, non so, mi viene in mente quando si fa lo sbiancamento dentale. Ragazzi, io faccio associazioni strane. Poi ho preso una cosa nuova, restando sempre in tema di lavatrice. Ragazzi, fatto sta che quando ho aperto il tappo io me ne sono innamorata. Ora non so se sui capi funziona o non funziona, ma ha una profumazione stupenda. Sto parlando di questo Tessori d'Oriente. Cioè, ragazzi, ha una profumazione assurda. Questa è rosa nera e labadano. Che cos'è il labadano? Lo devo andare a trovare.
La Badano, vabbè, qui c'è scritto nuova profumazione, io onestamente non lo so perché non ho mai acquistato Tessori d'Oriente. Questo era in offerta a 1,50€ e ci sono scritti 30 lavaggi. La profumazione è ottima, cioè dal tappo è buonissima, cioè fai una combo del genere, wow, 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 wow. Vabbè, comunque ricordate che se l'ammorbidente o comunque sia il detersivo è troppo forte e viene fuori uno schifo tra la profumazione, deve essere tutto più o meno delicato per ottenere una buona profumazione sui capi. Un prodotto che comunque io sto utilizzando perché non mi piace, mi dà fastidio, va utilizzato con cautela, è il Lenor. Il Lenor io non riesco, cioè sto iniziando ora ad utilizzarlo con cautela, nel senso che ne metto veramente poco per un mezzo carico quasi piena la lavatrice, perché se metto tutto il misurino mi viene fuori la lavatrice, sì, mi vengono fuori i capi dalla lavatrice che senti proprio l'ammorbidente ancora sui capi. Poi quando, non so se è presente, quando tiri proprio il capo, magari sei elasticizzato, si va a infiltrare, senti questo profumo di ammorbidente che a me non piace. A me piace che l'ammorbidente si debba sentire ma non debba coprire il capo, perché se vuoi mettere un profumo poi va a intaccare quella che la profumazione tra virgolette naturale del capo pulito. Devi sentire il capo pulito, la profumazione di pulito, ma non andarla a appesantire. Credo di aver reso l'idea. Va bene, poi erano in offerta e ogni volta che sono in offerta io li acquisto perché questa marca mi piace tanto per quanto riguarda i tovaglioli. Poi tra l'altro è molto simpatica, questa volta è in edizione natalizia, quindi ho voluto prendere tre, stavo anche sto dicendo, sto farfugliando. Vabbè, ne ho presi tre. Ne ho presi tre nella versione natalizia. Ricordate quando ho girato in due video Tigotà? In tutti i miei video Tigotà ci sono questi, in tutte le loro versioni. C'è stata la versione all'avocado, la versione col gelato, che era carina anche quella, e ora la versione natalizia. Probabilmente li terrò anche per il Natale prossimo. Nel senso che sono così tanti che li finisco a boh, non lo so. Vabbè, io ho finito, utilizzo tanto Scottex in casa, non mi piace avere la pezza. Di cose che si utilizzano in tempo. Bene, poi ho preso il colluttorio perché ci serviva il colluttorio, era finito, e ho preso questo qui, zero alcol. Questo costava tipo 1,50€, una cosa simile. Questo ve l'ho detto, 99 centesimi l'una, sì. Poi ho preso questo qui, e su questo ho sbagliato perché mi sono fatta prendere da quella che la profumazione con latte e miele qui sopra. Però sentendo la profumazione sa di tutto tranne che di latte e miele, non mi piace. Allora se trovate questa qui che è la Manila come brand, è meglio la Neutromed ad esempio, fa una profumazione latte e miele che è strepitoso, veramente sa di latte e miele. Questo sa di tutto che, tranne che di latte e miele, insomma. Poi ho preso il Cif, mi serviva un prodotto per lavare bene la cucina, nel senso che io ho il, non l'Ajax, vabbè l'ho preso da Primo Prezzo, sì, il prodotto quello per lavare la cucina, quello per l'acciaio, quello grigio, insomma per intenderci, e mi piace come viene fuori, però prima voglio evitare di utilizzare lo sgrassatore, lo Chantecler, e utilizzare questo qui che comunque ne basta veramente poco, lo metti, non fa tantissima schiuma. Io ricordo che mia madre utilizzava quello al limone. Ora io ho voluto prendere questo perché da quello che ho capito è nuovo, e poi c'è scritto che crema con candeggina e microcristalli, rimuove il 100% dello sporco. Non lo so, vedremo, proveremo e poi vi farò sapere sempre nel video di Top e Flop. Che tra l'altro io qui sono piena di Top e Flop e se riesco lo giro dopo questo. Poi infine ho preso queste ultime due cose, se riesco a tirarle fuori dalla busta. Ho preso l'Arbre Magique perché ogni tanto in macchina è sempre buono avere una buona profumazione. E poi per finire io devo cambiare di nuovo il colore, o meglio devo rifare la tinta perché tutti... Ah, sta benissimo, sta
sì, però non hai visto qui che sono piena di capelli bianchi, guarda. Cioè, per fortuna che si vedono, cioè per fortuna che si vedono nella videocamera, così che insomma tutti gli altri poi non stanno a dire, perché è brutto, cioè ragazzi, o in un verso o nell'altro io ho i capelli bianchi, quindi non riesco. Basta, veramente vergognati, pay bar, tutto qua dentro, tutto nel mio canale. Comunque, ho preso questa qui di testa nera della linea Palette. Ora, senti sta cosa, io stavo in cassa, no? E dietro di me c'erano altre 4 persone. La commessa mi fa: complimenti! Cioè, tu sai quando dici sì, quindi che ho fatto? Ho vinto. Fa: hai preso la tinta della linea Palette di testa nera, per te subito in regalo. Io così, ti giuro, era veramente molto molto euforica la commessa. Il regalo, questo qui, che è il Colorist Tools. Boh, non so come si pronuncia. Comunque, qui c'è scritto che è nuovo, è un prodotto che rimuove la tinta. Se funziona, ragazze, questa è la svolta. Anche perché qui dentro ce ne sono 100 ml, quindi insomma non ne devi utilizzare tantissimo, credo. Io ora non so come si utilizza, però proverò ad utilizzarlo. Quando usare il colore, come rimuovere, vabbè, dalla prima colorazione, durante la colorazione, dopo la colorazione, trattamento settimanale. Ah no, forse ho capito male io. Forse devo capire come funziona questo affare. Devo semplicemente leggere, non devo fare niente di che. E ho preso la colorazione. Allora, qua probabilmente ho sbagliato a prendere questa colorazione, perché forse è un filino chiaro. È il castano cioccolato 4-8, però devo dire che sinceramente mi sono ritrovata a prendere velocemente questa. Sono stato un quarto d'ora vicino allo stand, perché avevo Remo lì che stava fermo e faceva così col carrello, si muoveva così col carrello, poi toccava lo spazzolino, li rimetteva a posto lo spazzolino, toccava il dentifricio, li metteva a posto il dentifricio, e in tutto questo io lì a toccare le setole dei test. Vabbè, fatto sta che proverò a fare la tinta, anzi provo a farla con voi se riesco, vi farò sapere. Ragazzi e ragazze, anzi, mi vedrete all'interno di un video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, spolliciate, fatemi sapere con un commentino quali sono i vostri prodotti preferiti, quali mi consigliereste. Io vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo alla prossima.